natura, non dei. Erano semplici creature o erano fenomeni potenti della creazione. Queste divinità quindi che non meritavano il titolo di divinità e che ostacolavano proprio la fede nel Dio unico. Quelli che un tempo erano separati da Cristo, quindi questi pagani, ora sono in Cristo. Quelli che erano stranieri ed esclusi dal popolo di Dio, senza speranza e senza Dio, ora sono concittadini e membri della famiglia di Dio. Quelli che erano lontani sono diventati vicini. E tutto questo grazie all'opera di Gesù. Egli è la nostra pace. La pace messianica suppone la morte della morte, suppone la distruzione della violenza, così che, come sentiremo nei brani di Isaia, letti in questo periodo, così che un bambino possa mettere tranquillamente la mano nella buca dell'aspide e ricondurla indenne, e si possa condurre al pascolo il leone insieme col capretto. La pace messianica, che è il benessere totale della persona, della società, della natura tutta. Ecco, non sempre si tiene conto di questo, ma se lo si fa, allora si può capire anche l'importanza dell'affermazione: egli è la nostra pace. Dunque una pace che si personifica, una pace che invita a vedere le realizzazioni delle promesse messianiche in Gesù. E tutto diventa un invito a vedere la realizzazione della promessa messianica, di tutte le attese del mondo, in una persona concreta che si chiama Gesù, riconosciuto come Cristo, cioè come il Messia atteso dai secoli. Ma perché Gesù è la nostra pace? Perché ha messo insieme due popoli, trasformandoli in un solo popolo. Un'affermazione molto forte. E naturalmente i due popoli sono il popolo ebraico e il popolo pagano. Gesù ha unificato in sé l'umanità, non considerandola più divisa in pagani da una parte e eletti dall'altra, ma facendo dei due un unico popolo con l'abbattimento del muro di separazione che era fra mezzo. Quale muro? Il muro dell'inimicizia. Ha tolto di mezzo, infatti, la possibilità stessa di poter definire un altro, qualsiasi altro, come nemico. La categoria dell'inimicizia non esiste più. In Cristo Gesù non si può più parlare di contrapposizione tra amici e nemici, o tra vicini e lontani, e tantomeno tra pagani ed eletti. Ormai l'intera umanità è divenuta nel disegno di Dio, in Gesù, un unico popolo di Dio. Questo muro di separazione, che alcuni esegeti pensano di dover riferire a quella specie di balaustra che divideva nel Tempio di Gerusalemme la parte dove potevano arrivare i pagani e la parte che era riservata al popolo eletto, è ridotta adesso a semplice espressione metaforica, superata definitivamente. Gesù, nella sua persona, ha eliminato una volta per sempre le separazioni e le divisioni, per cui non c'è più né greco né giudeo, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna. Galati 3, 28. Questa è la grande bella notizia. Lui è la pace,
Lui è la pacificazione universale, non garantita perché qualcuno più potente impedisce ad altri di esprimere tutta la loro identità. Se vuoi la guerra, se vuoi la pace, dicevano i Romani, prepara la guerra. Non è così la pace portata da Cristo. Quindi la pace ottenuta con il terrore, ma assicurata perché ciascuno può sentirsi pienamente realizzato all'interno di un rapporto appunto pacificato, sia con Dio che con l'intero creato. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, cioè accettando la carne, ecco un altro riferimento natalizio, accettando la carne che ha condiviso con la comunità degli uomini, per mezzo della sua carne, ha reso inoperosa la legge. Ha creato in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Per mezzo della croce ha distrutto in se stesso l'inimicizia. E questo perché ha assunto la nostra carne. E il Verbo si è fatto carne. Ha assunto la nostra fragilità, il nostro essere fragile, condividendolo. Per questo ha potuto redimerci e cambiare la nostra situazione. Pensiamo allora al mistero, all'importanza del mistero dell'incarnazione, per questa novità che ci rende fratelli, ci rende figli di Dio. Voi dunque non siete più degli stranieri o degli ospiti, ma siete concittadini di santi e membri della famiglia di Dio. Paolo descrive con evidente gioia la nuova situazione dei suoi fratelli provenienti dal paganesimo. Questa situazione è diametralmente opposta a quella del desolante vuoto religioso precedente. Senza Cristo, senza speranze, eccetera. Ora tutto è cambiato. Non siete più stranieri. Pensiamo a chi era lo straniero, soprattutto nell'antichità. Non aveva né diritti, né protezione alcuna. La parola addirittura poteva evocare qualcosa di ostile. Non siete degli ospiti, cioè forestieri che stabilmente si sistemano fuori dalla patria, dove sono solo sopportati, senza possibilità di partecipare realmente alla vita pubblica. Ma siete concittadini dei santi. Non è facile immaginare oggi con quanto orgoglio l'uomo di un tempo sentisse la dignità di essere cittadino nella sua piccola città-stato. Tale cittadinanza significava per lui libertà, garanzia di diritti, facoltà di intervento nelle decisioni pubbliche, partecipazione a una grande e sacra eredità. E tutto ciò rendeva la vita di cittadino ricca e degna di essere vissuta. Ma qui c'è di più. Non si tratta di essere cittadini di una città, ma concittadini dei santi. La Chiesa abbraccia la terra e il cielo, con gli angeli e i santi. Siete membri della famiglia di Dio. Il termine greco significa semplicemente appartenenti alla casa. Sì, qui si parla della casa, della famiglia di Dio, in cui Dio stesso è il Padre e Gesù Cristo è il Figlio, ma in Lui, nel Figlio, molti altri, tutti, ormai sono chiamati alla figliolanza di Dio, a diventare figli nella casa di Dio. La casa indica ancora il luogo natale, la terra.